Bentrovati negli studi di Obiettivo News. Sabato 6 luglio torna a Rivarolo Canavese una delle kermesse più attese dell'estate. Notte di suoni e sapori, notte dei saldi, organizzata dalla Proloco di Rivarolo in collaborazione col Comune e con Ascom. E oggi ne parliamo con il presidente della Proloco di Rivarolo, Claudio Vota. Benvenuto. Bentrovati, grazie dell'invito. Grazie. Ritorniamo il 6 luglio, primo sabato di luglio, con Notte di suoni e sapori e Notte dei saldi, che è un po' l'evento atteso tanto, credo, sì, in Rivarolo come nel canavese, che raccoglie un po' tutto quello che di meglio ci può essere a Rivarolo, cioè il commercio, le proloco che vengono ad aiutarci. È una manifestazione che è nata nel 2008, il primo anno, perché in quel periodo lì l'Umpli, provincia di Torino, organizzava a Torino una festa delle proloco che si chiamava Città Proloco in Festa, dove le proloco della provincia di Torino andavano a portare il piatto. E noi a Rivarolo, con all'epoca c'era presidente Marina Vittone, abbiamo detto: perché non possiamo fare una cosa del genere anche in Rivarolo in forma ridotta? E abbiamo detto: ma sì, dai, proviamoci. E siamo partiti. L'abbiamo fatta coincidere con l'inizio dei saldi. Abbiamo chiesto, e di questo pubblicamente ringrazio le famiglie di Rivarolo, che ci aprissero i cortili e ospitassero le proloco che fanno i piatti all'interno dei cortili storici di Rivarolo, e poi abbiamo preso alcune attrazioni, e devo dire che nel 2008 siamo stati travolti dall'entusiasmo di partecipazione e non ci aspettavamo così tanta partecipazione. Eravamo sicuri sarebbe stata una bella festa, un bel evento, però non ci aspettavamo una partecipazione così numerosa di persone, e da lì in avanti è sempre stato un susseguirsi di successi, quindi certo, Speriamo che anche quest'anno la caratterizzazione della festa sia giusta, come l'abbiamo pensata. Sì, è andata via via crescendo e la formula quindi è stata azzeccata fin dall'inizio. La formula è stata azzeccata perché unisce il fatto che noi invitiamo le proloco a proporre un piatto della tradizione loro a disposizione di chi viene a Rivarolo. Si chiude tutto il centro storico di Rivarolo e nel corso degli anni l'area pedonale, che garantisce sicurezza ai visitatori e tranquillità nel passeggio, è sempre stata, come dire, allargata. Tant'è vero che quest'anno, cioè nel 2008, diciamo che è partita col centro storico principalmente, sì, man mano si è allargata l'area pedonale e quest'anno, è come già l'anno scorso, parte dalla stazione, arriva tutto Corso Indipendenza, tutti i controviali, l'area di via San Francesco, del centro San Francesco, è una grossa isola pedonale dove appunto posso passeggiare tranquillamente, certo, Godere della buona musica, magari poi ne parliamo, che è un altro aspetto dell'evento che caratterizza. E diciamo che ha avuto successo la formula per questo. Allora, c'è del buon cibo, c'è della buona musica, iniziano i saldi, ci sono dei divertimenti, delle attrazioni per i grandi e per i piccini, e quindi questo, probabilmente il fatto che comunque Rivarolo si presti a queste serate per conformità del centro storico, per cui è facile chiuderlo e farne un'isola pedonale, e tutto questo fa sì che, come dire, sia sempre una bella festa, ecco, sì, se vogliamo, ecco. Quest'anno si inserisce anche tra i progetti del DUC, il Distretto Urbano del Commercio. Quest'anno il Distretto Urbano del Commercio ha tra i suoi progetti anche la valorizzazione di questa iniziativa, tant'è vero che grazie all'aiuto che abbiamo economico, oltre che dei commercianti, certo, e delle aziende che ci hanno sempre supportato nel corso degli anni, perché questa manifestazione è una manifestazione che si autofinanzia,
grazie alle sponsorizzazioni appunto sia dei commercianti che delle aziende. Quest'anno c'è il DUC che ci dà una mano, perché è uno dei progetti è quella di valorizzare delle iniziative in Rivarolo che portino come dire, lustro al commercio. Certo. Se vogliamo dire che un po' Rivarolo è un po' il centro del commerciale di quest'area del Canavese, possiamo dirlo, e quindi con le risorse che abbiamo risparmiato nella sponsorizzazione di questo evento tramite giornali, testate giornalistiche, eccetera, riusciamo ad avere più, li abbiamo investiti avendo più attrazioni, per cui ci saranno degli intrattenimenti di più belli e più corposi rispetto agli anni precedenti, anche grazie al distretto urbano del commercio che ci dà una mano e sì, voluto da ASCOM e dall'amministrazione comunale. Ecco. Entriamo nel vivo di questa bella kermesse che sì, partirà alle 19, giusto? Sì, allora le strade per informazione saranno chiuse alle 18, inizierà la chiusura delle strade e quindi dalle 18 in poi ci sarà questa grande isola pedonale. Le Proloco saranno disponibili a dare il proprio cibo alle 19:30, quello è l'orario previsto di inizio, come posso dire, cena. Sì. Le Proloco quest'anno saranno 5, uh-huh. Abbiamo una new entry che è Vestignè, che non è mai venuta a Rivarolo e l'abbiamo invitata e farà le costine alla brace e le salamelle. Ci saremo, vabbè, noi con il nostro ormai tradizionale antipasto della tradizione, ci sarà Brandizzo, la Proloco di Brandizzo con il loro famosissimo fritto misto alla piemontese che devo dire la Proloco di Brandizzo è una di quelle Proloco che ci segue fin dalla prima edizione, che ha creduto sì, nell'iniziativa. E poi ci saranno Fiorano con i Tagliarini e Strambino con gli Agnolotti, in modo da poter comporre, come dire, un po' una cena dispersa, un po' dispersa, dislocata in diversi cortili sì, della zona centrale di Rivarolo. Poi ci saranno 14 gruppi musicali dopo, che 14 punti musicali, che a parte Radio Gran Paradiso tutti gli altri suoneranno dal vivo, che è un'altra particolarità che abbiamo sempre voluto mantenere nel corso degli anni, perché anche lì abbiamo sempre voluto avere persone, gruppi che suonino dal vivo, certo, non DJ, infatti abbiamo dovuto dire a malincuore anche a qualcuno di non venire. E quest'anno saranno 15 punti musicali dislocati un po' in tutta Rivarolo e poi ci saranno 12 intrattenimenti per grandi e per piccini, che possono svariare dai giochi del tempo che fu, sì, che scuotono sempre tanto successo. Sì, anche tra gli adulti, non solo tra i bambini. Ecco, stavo per dirlo io, che sono studiati, sono fatti, presi per i bambini, in realtà sono più forse i genitori che si sfidano. Ritornano il club delle Vespe di Rivarolo, che quest'anno raccoglierà anche i fondi per l'acquisto dell'autopompa dei Vigili del Fuoco. Quest'anno avremo anche la Pompieropoli, perché arriveranno anche i Vigili del Fuoco con Pompieropoli. Avremo più torno a dire, gli amici di Traturvei, di Bosco Nero, che riscuotono anche sempre tanto successo. Tornano le FIA, le antiche ruote con le Fiat 500, le moto d'epoca, e poi sicuramente dimenticherò qualcosa, ma non importa. Ci saranno tanti intrattenimenti di artisti di strada, perché ne abbiamo ingaggiati molti più degli anni passati. E, come dire, ci sarà il mercatino degli hobbisti sulle due allee, insomma una bella, come dire, occasione per fare una bella passeggiata,
vedere degli scorci di Rivarolo, perché non dimentichiamoci che normalmente i cortili dove le Proloco operano sono chiusi. Certo, perché sono privati. Perché sono privati e quindi quella è anche un'occasione per vedere gli antichi sì. Cortili di Rivarolo che vengono messi a disposizione, non so, dalla famiglia Vallosio, per esempio, dalla famiglia Gallopecca, certo. Dalla famiglia Rossi. E quindi sono dei cortili storici che vale la pena vedere, senza dimenticare poi che quel giorno lì iniziano i saldi e quindi negozi aperti. Se ci sono i negozi aperti fino alla mezza, perché poi comunque l'evento andrà avanti fino alla mezza, sì. Da disposizioni presi in accordo con l'amministrazione comunale. E quindi i negozi saranno aperti, quindi se uno vuole come dire, anche lì dedicare tutta la serata allo shopping sfrenato perché iniziano i saldi, può approfittare del fatto che i negozi sono aperti e approfittare di questa cosa e comprare tutto quello che aveva visto e che magari ha aspettato per poter prendere nei saldi, ecco. Certo. Quindi abbiamo detto il centro di Rivarolo, la parte storica, per cui abbiamo Corso Torino, Corso Indipendenza della stazione. Corso Torino della stazione, sì. Il centro quindi l'Allea, Corso sì. Indipendenza, Piazza Chieratti, San Francesco, Corso Indipendenza, Via Ivrea, i due controviali. E Via Maurizio Farina. Via Maurizio Farina e Via Trieste anche. Sì, tutto una bell'area pedonale dove poter passeggiare, torno a dire, in tranquillità, che è anche una delle cose che ci siamo sempre prefissati di poter garantire a chi viene. I parcheggi sono nelle immediate vicinanze, perché nell'area mercatale ci sono due parcheggi enormi. Certo. Che possono essere usufruiti dalla parte di chi arriva da Via Fabria, c'è l'ex parcheggio delle ex Orsoline, sì. Che è a disposizione, dalla parte di Feletto per chi arriva da sud c'è la zona della stazione, la zona dei campi vecchi di Rivarolo, insomma. Sì. I parcheggi non mancano, ecco. Quella gente pigra vuole sempre parcheggiare all'interno della festa degli eventi. Sì. È anche vero che se parcheggio un po' più lontano, magari mi viene fame e mentre passeggio posso assaporare i piatti delle Proloco, sono molto disponibili. E che dire, iniziamo alle 19 ufficialmente, andiamo avanti fino alla mezza, possiamo avere appunto tanti... Cioè l'idea di questa commistione tra shopping, divertimento, cibo, buona musica, è un po' la formula che forse ha avuto successo in tutti questi certo. anni e che continuerà ad avere successo. Sì. Io so che quella sera lì, sempre per ritornare nel 2008, a mezzanotte per tutti è stato difficile trovare una bottiglietta d'acqua fresca, perché veramente era finito tutto, perché torno a dire, nessuno si aspettava un successo certo. così elevato di persone. È una bella festa, venite, cioè, è sicuramente come dire, anche il fatto di poter godere del centro di Rivarolo con molta calma e molta sicurezza, non dovendo stare attento magari alle macchine che passano piuttosto che all'attraversamento certo. pedonale, ma a dire oh guarda che bello, non ci avevo mai fatto caso a questo particolare, guarda com'è ben illuminato, sì. E poi sicuramente sarà la città si tirerà lucido come sempre fatto per quella serata lì, per accogliere, no, non facciamo numeri, però qualche migliaio di persone sì. quella sera lì arrivano a Rivarolo, sì. oltre a chi già ci abita. Certo, ecco. Si è sempre attratto molta gente sì, da fuori. Sì, sì. A livello di numeri di volontari, allora intanto vabbè, è scontato che ringrazio il direttivo della Proloco e i volontari della Proloco, perché è da un po' di mesi che ci lavoriamo a questa cosa, certo. intensificando come dire il lavoro degli ultimi 15 giorni, perché credo avvenga da tutte le parti.
Però dico, quella sera lì, tra volontari di protezione civile, guardie ambientali, la polizia municipale, gli uffici comunali che comunque in questi ultimi tempi ci supportano e ci sopportano e che sono sempre molto disponibili, i volontari delle altre Proloco che comunque vengono, montano, smontano quella sera lì e ci danno una grossa mano, però sono contenti. Diciamo che è un numero approssimativo di persone che coinvolte come volontari nella festa, possiamo dire, possono essere 200 per assicurare corretto svolgimento. Bella macchina che si muove. C'è una bella macchina che si muove e quindi l'amministrazione, per dire, precedente, l'amministrazione che si è appena insediata, comunque ci stanno vicini, ci aiutano. Certo. E quindi voglio dire, è una bella macchina organizzativa che fa piacere. Arriviamo sempre molto stanchi a questa cosa, però poi la soddisfazione di vedere tanta gente in Rivarolo e che Rivarolo sia, come dire, apprezzata dal punto di vista commerciale, di ricettività per quella serata lì, dà sempre soddisfazione. Certo. La stanchezza magari si comincia a percepire, però diciamo che il piacere poi del fatto che vada bene la manifestazione e l'evento non può che essere quello, ecco, certo, soddisfacente. Vogliamo ancora aggiungere qualcosa di questa bella serata? Ecco, sì, ecco, volevo dire questo, che mi sono dimenticato prima, anche il Museo delle Vespe, sì, che da poco è stato inaugurato. Quella sera lì il Vespa Club lo terrà aperto, sarà visitabile gratuitamente. Ci sarà, dimenticavo anche questo, un concerto della Filarmonica di Rivarolo alle 9 dentro il cortile del Castello Malgrà, che si intitola, se non sbaglio, spero di non sbagliare, organizzato dagli Amici del Castello ed eseguito dalla Filarmonica di Rivarolo, che si chiamerà Da Puccini al XX secolo, e inizierà alle 9, se non sbaglio, scusate se non ho detto il titolo giusto, ma visto il manifesto poco ieri solo, che può essere anche un'occasione per dire, siccome i punti musicali coprono un po' tutto l'arco dell'età, delle fasce di età, quello può essere anche un'occasione per dire, ma guarda, c'è anche questo punto, vado a vedere e poi partecipo all'evento in centro a Rivarolo. Certo. Io chiuderei ringraziando tutti, così evito di dimenticare qualcuno, sì, perché poi qualcuno già ringraziato, ci tengo di nuovo e per l'ennesima volta a ringraziare le famiglie proprietarie dei cortili che ospitano le Proloco, perché certo, veramente sì, le ospitano come se fossero loro figli, lo dico sempre, fin dalla prima edizione, e ci tengono che tutti gli anni una Proloco vada dentro il loro cortile e lo mettono a disposizione, quindi vuol dire che loro sono ospitali e noi abbiamo individuato anche delle Proloco che sono, diciamo, all'altezza della situazione, che lasciano sempre un buon ricordo. Sì, no, quello è importante. Ecco, se poi per chiudere posso leggere quello che abbiamo scritto come chiosa, nel senso, notte di suoni e sapori e notte dei saldi, la Proloco di Rivarolo Canavese ti invita a partecipare ad un'altra serata di festa per scoprire una città accogliente e vivace, assaporando i piatti della tradizione sapientemente preparati dalle Proloco del territorio ospitate negli antichi cortile, mentre passeggi per le vie del centro. Sarà una serata di shopping e divertimento con i negozi aperti, musica dal vivo ed intrattenimenti per le strade e le piazze della città. Rivarolo ti sorprende. Il consiglio direttivo della Proloco. Questo è un po' quello che abbiamo cercato di riassumere nel libricino. Come invito. Grazie mille Claudio. Grazie a voi per averci ospitato, come dico sempre a tutti, noi lavoriamo tanto per organizzare bene, però poi serve che le persone vengano a conoscenza di quello che succede
e voi, come tutti quelli che ci intervistano, ci aiutate molto a far sì che questo messaggio arrivi al maggior numero di persone, perché posso organizzare la cosa più bella del mondo, ma se nessuno lo sa. Se nessuno la sa, è difficile che possa partecipare. Quindi grazie a voi per averci ospitato e ci vediamo sabato. Ci vediamo sabato. Mi raccomando, sabato 6 luglio dalle 19 a Rivarolo Canavese, notte di suoni e sapori e notte dei saldi. Non mancate, non rimanete delusi e continuate a seguire Obiettivo News.